Ho approfittato pane e mascherine sulla casa. Partita anche in provincia di Arezzo la distribuzione gratuita delle mascherine all'interno delle edicole. È un punto forse anche più comodo delle farmacie, perché sicuramente c'è meno affollamento per altri motivi. Sai, le farmacie c'era quelle normalmente le ricette e tutto, mentre qui penso sia più facile averle, insomma. Saranno così distribuite oltre 1 milione di mascherine al giorno grazie all'iniziativa della Regione in accordo con distributori e giornalai di tutta la Toscana, già presi d'assalto nel primo giorno di consegne. Abbiamo cominciato la distribuzione attorno alle 7, alle 9 non ce n'era più neanche una. Ecco, come avviene la distribuzione di mascherine all'interno delle edicole? No, la distribuzione è relativamente semplice, perché presentano la tesserina sanitaria, leggiamo il codice fiscale e conseguentemente consegniamo 10 mascherine ogni tessera. I cittadini potranno ritirare 2 pacchi da 5 mascherine presentando la propria tessera sanitaria. Restano fondamentali le mascherine, insomma, il virus sempre, soprattutto sopra il naso, non come tanti che le portano sotto, ma insomma ormai speriamo che si sia in un momento di minor possibilità di contagio, insomma. Le mascherine saranno consegnate fino al prossimo 15 giugno ogni giorno nelle edicole toscane. Questo è il lettore per leggere il codice a barre, viene riportato il codice fiscale qui e si procede con la consegna della mascherina. Cioè, si possono ritirare le mascherine anche per gli altri familiari con il codice fiscale? Sì, credo che sia logico che sia così, perché è inutile far affollare la gente, insomma, moglie, marito e figli, basta che ne venga uno, insomma.